Saluto i miei ospiti, Paola Migliorino. Benvenuta Paola, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori e grazie per l'ospitalità. E vediamo anche Andrea De Gaetano. Ciao Andrea, bentornato anche a te. Grazie mille dell'invito, buonasera a tutti. E vediamo anche Maurizio Monti di Traders Magazine, la rivista Traders. Ciao Maurizio. Ciao, grazie Emanuela dell'invito, buonasera a tutti i telespettatori. Ottimo. Allora, facciamo così. Paola, parto proprio da te per una view generale flash, così almeno sentiamo anche gli altri ospiti dei mercati. Una giornata, mi dicevi, fuori onda, calda sotto tutti i punti di vista. Sì, ma finalmente aggiungo anche, perché ci voleva un po' di movimento dopo, insomma, abbiamo avuto un giugno piuttosto asfittico, poi finalmente sull'azionario europeo soprattutto c'è stato nella seconda parte di luglio un po' delle indicazioni chiare, almeno per quanto riguarda la mia operatività di breve e medio termine, delle indicazioni di inversione ribassista, perché siamo in chiusura di un ciclo di medio periodo. Certo che fino a ieri io mi stavo un po' preoccupando, nel senso che va bene che non è il momento migliore per la volatilità ribassista, che si sta cercando in tutti i modi di placare qualsiasi emorragia, e i volumi comunque sono ancora molto bassi, però insomma era necessario a un certo punto per l'azionario prendere una boccata al ribasso, correggere e permetterci di rientrare a prezzi un po' più appetibili. Ecco, perché non sia, insomma, scanso di equivoci, voglio essere chiara, questa è un'occasione d'acquisto, si compra. Ok, certo, assolutamente sì. Una view anche da parte di Andrea De Gaetano per iniziare. Andrea. Sì, allora concordo sul fatto della volatilità, cioè c'è stata un'eccessiva compressione che peraltro continua da marzo, sono 4 mesi che il mercato sale ininterrottamente, quindi secondo me, ecco, era normale assistere a uno scoppio di volatilità che per ora è abbastanza contenuto. Personalmente, appunto, io mi sarei aspettato ancora dei massimi superiori per l'S&P 500, dove sarei stato venditore e lo sarò se effettivamente ci fossero nelle prossime settimane, nel senso che mi sembrano molto cari i mercati americani e molto indifferenti rispetto a quello che sta succedendo, cioè troppo scollegati dalla realtà, e viceversa, sono un po' più positivo sul mercato europeo e quindi sono un po' più compratore nei momenti di debolezza, sulla parte equity europea. Per quanto riguarda l'euro-dollaro, sto seguendo molto, posizioni rialziste sull'euro con delle opzioni call. E questo anche qui, lo scoppio di volatilità, ha dato secondo me una buona occasione di presa di profitto sulla vendita di call, quindi chiusura della posizione rialzista di euro. Mi aspetto una pausa tra 1,18 e 1,20 di questo movimento, e appunto nel breve a questo punto mi vado a cercare più tatticamente, quindi più di breve, un'operazione lunga di dollari, quindi di vendita di euro. E penso di farlo tra 1,18 e 1,20 da qui alle prossime settimane. Ok, Maurizio Monti, allora approfitto per leggere anche il messaggio di Cesare, che saluto, giornata di grossi ribassi, sarà un agosto molto interessante, come spesso accade, poi è uno spunto che possiamo anche ripercorrere dopo quando parliamo del periodo. Allora Maurizio, sei d'accordo con questo? E in generale, insomma, è un momento delicato anche per il mondo del trading, insomma. Assolutamente, noi prevediamo un agosto molto perturbato, abbiamo pubblicato in alcuni articoli della nostra rivista. Durante il mese di luglio, noi abbiamo pubblicato una previsione basata sui nostri sistemi algoritmici, che dava dei possibili massimi in formazione il 16 luglio più o meno 4 giorni. E in effetti è quello che si sta verificando, salvo l'S&P 500 che ha tardato di un giorno, perché è stato al quinto giorno il massimo. Gli altri due indici americani, sia il Nasdaq che il Dow, hanno effettuato appunto dei massimi intorno a quelle date. Il Nasdaq è stato il primo perché ci ha preceduto esattamente di 4 giorni con il 13 luglio, che ha fatto il primo ma massimo storico, poi duplicato nei giorni immediatamente successivi. Quello che noi prevediamo è che ci possa essere in questa fase una rottura di supporti importanti, supporti che individuiamo nell'S&P 500 a 3190 e nel Nasdaq Future a 10.250. Se c'è una rottura di questi supporti,
a nostro avviso ci sono i presupposti per avere un agosto perturbato. Ti preciso che i nostri algoritmi prevedono parecchi punti di inversione dal 31 luglio all'8 settembre, anzi, perché il 4 è un weekend dove c'è il Labor Day, quindi va a finire al martedì successivo. Dal 31 luglio all'8 settembre gli algoritmi prevedono molti punti di inversione. Quando succede così significa perturbazione o eccesso di lateralità, e forse io propenderei più per la prima ipotesi. Ok, beh, allora Paola, torno da te per magari poi approfondire dei temi più specifici. Che mi verrebbe da dire, scusate, mamma mia, questo 2020 è proprio uno strazio, neanche agosto ci fa stare tranquilli, a parte che gli ultimi agosto, le ultime estati, tutto ci hanno lasciato fuorché che tranquilli, no Paola? Insomma, ci stiamo abituando anche a questa inversione di tendenza rispetto al fatto che si pensi che appunto in agosto tutto dorma, ecco, diciamo che stiamo imparando a recepire il contrario. Sì, certo, e va bene così, perché per chi non va in ferie, tra l'altro, o meglio, io per esempio andrò in ferie a settembre, quindi mi divertirò se davvero effettivamente ci aspetta. Tu muoverai il mercato in agosto, esatto. Guarda, tanto di guadagnato per me, così almeno avrò modo di divertirmi quotidianamente sui mercati. E comunque sono d'accordo, anche i miei modelli previsionali prevedono comunque un agosto, buona parte di agosto, turbolento e comunque in versione percorso ribassista, quindi una chiusura di ciclo che insomma forse ci troviamo solo all'inizio di questa strada ribassista, che dovrebbe chiudersi, poi trovare un minimo almeno insomma non prima della metà di agosto, quindi per esempio il DAX. Ecco, sul DAX c'è anche una domanda, Paola, io l'ho già posizionato sul nostro grafico e lo vediamo subito. Ti leggo anche la domanda di Mike, che scrive: è plausibile una continuazione della discesa che arrivi fino a 12.000 e poi un successivo rimbalzo, cioè fino a dove potremmo tornare con il DAX? Dunque, i punti di supporto, o meglio, io in genere li chiamo target di minimo, perché, ripeto, siamo in una fase ribassista e di chiusura di un ciclo mensile, quindi i prezzi vanno a cercare il minimo di tale ciclo, e quindi grazie ai modelli con cui lavoro abbiamo diversi target. E oggi, certo, in area 12.100 c'è già un livello di target supporto molto sensibile, quindi la rottura di questo supporto poi a mio avviso ci porterebbe addirittura fino a 11.300, quindi attenzione, perché effettivamente ci potrebbe essere la possibilità di continuare la discesa prima poi comunque di ripartire, perché effettivamente poi dopo questo minimo sì, ci possiamo aspettare un bel rimbalzo, reazione a rialzo, però per ora 11.300 è un target di minimo estremo ma plausibile, anche perché, attenzione, il Bund, ci sono i rendimenti che insomma stanno tornando a muoversi in Europa, quindi quando il Bund supera la soglia, scende al di sotto del -0,50% è sempre un punto insomma nevralgico, quindi questo movimento che stiamo vedendo sul Bund potrebbe davvero spingere ulteriormente a ribasso i prezzi e aumentare un po' la volatilità, quindi io personalmente, se dal punto di vista valutario per ora, come si diceva anche prima, si aspetta insomma un dollaro che insomma un euro più o meno, perlomeno a rialzo, ancora in rafforzamento a scapito del dollaro, invece dal punto di vista obbligazionario la spinta insomma al rialzo dei prezzi del Bund potrebbe essere un incentivo al ribasso sull'azionario. Okay, c'è Albi che scrive, prima stava seguendo, dice: di già occasione di acquisto sull'azionario per Paola, non sarebbe meglio aspettare comunque una reazione al rialzo? Come dice Maurizio, l'agosto si fa notare un agosto perturbato, però poi aggiunge: ma si è appena detto che è un'occasione di acquisto sull'azionario. Allora Paola, magari chiarisci, ecco, perché... Certo, vai. Il ribasso in corso è un'occasione di acquisto, non vuol dire che oggi compro, vuol dire che si sta generando un movimento ribassista a chiusura di un ciclo, come abbiamo detto, di medio periodo, e quindi quando vedremo la zona di bottoming, quindi di minimo di tale ciclo, sarà per me un punto interessante di acquisto sull'azionario. Okay.
Bene, grazie, almeno abbiamo chiarito anche questo. Allora, Andrea De Gaetano, parti pure da quello che stava dicendo, se vuoi, anche Paola, che ha fatto una bella panoramica anche con il Bund, e a te chiedo un ulteriore aggiornamento e approfondimento rispetto a quelli che potrebbero essere dei buoni spunti di investimento in questo momento. Cioè, agosto, l'abbiamo detto, potrebbe essere molto caldo, sinonimo di perturbato, come diceva Maurizio. Paola l'ha confermato, mi chiedo se anche tu lo puoi confermare, e a questo punto come approcciarsi a questo mese? Allora, io quello che sto guardando sono le opzioni put sull'S&P 500 e diciamo che quello che ho visto che negli ultimi mesi erano chiaramente carissime, avevano toccato i massimi insieme al VIX a metà marzo con il VIX a 80, il VIX è continuato a scendere e anch'io chiaramente in base, diciamo, a livello empirico. Ho dei modelli che sono basati anche sui prezzi delle opzioni e oltre che su altre variabili e l'impressione è che chiaramente ecco, da quando c'è stato il sell-off di marzo acquistare volatilità ovviamente è diventato molto più difficile e soprattutto si sa che comprando volatilità bisogna essere molto tempisti perché le probabilità diciamo sono contrarie. Quello che io mi aspetto, oggi, proprio oggi abbiamo visto un balzo del VIX del 10%, quindi l'area 24-25, secondo me anche l'area 22-20, ecco, sarebbe ottima per andare, secondo me, a intervenire in acquisto di opzioni. Sì. Ieri c'è stato un minimo sulle opzioni dell'S&P 500, che tante volte il massimo del mercato non corrisponde al minimo delle opzioni che hanno anche altre componenti come il time decay, quindi secondo me può essere una buona opportunità quella di, soprattutto se dovesse esserci un rimbalzo dopo questo primo scrollone che c'è stato anche a seguito dei dati del PIL catastrofici che sono venuti fuori dalla Germania, Eh sì, meno, eh sì. sì, inferiori al 10, cioè meno 10 e 1 nel secondo trimestre e un secondo trimestre che è sceso del 34% annualizzato negli Stati Uniti, quindi dati davvero brutti, quindi se ci fosse un punto, un rimbalzo, appunto una stabilizzazione tra qui e le prossime sedute, secondo me quella potrebbe essere un'opportunità, quella o di alleggerire appunto l'equity oppure di andarsi a coprire con delle put. Questo chiaramente è per investitori abbastanza esperti. Confermo, ecco, anche il movimento dei decennali americani è stato ripreso anche da diverse testate. Analisti anche di Reuters che hanno evidenziato come il movimento a ribasso dei rendimenti sia sui Treasury sia sui Bund ha preceduto anche il ribasso dell'equity che c'è stato in marzo. Quindi la cosa che sta Sì. succedendo, che è molto atipica, è vedere che la borsa sale sostanzialmente anche il Nasdaq ha fatto comunque nuovi massimi e abbiamo invece dei bond che segnalano un terrore degli investitori, cioè quindi prevedono, guardando i bond si vede chiaramente segni recessivi molto forti. Quindi io appunto la view è quella che anche secondo me questa discesa dei bond e questo rialzo della borsa è molto anomala e si può dire che ecco, è verosimile vedere un restringimento di questo spread, quindi o risalgono un po' i rendimenti dei bond o sale la borsa oppure succede un qualcosa che potrebbero essere un pochino tutte e due le cose, che magari in tempi diversi. Quindi io appunto sull'azionario da qui a settembre sarei abbastanza prudente, concordo però che finché i bond rendono così poco, soprattutto se Sì. dovessero esserci dei sell-off forti, possono essere delle opportunità di medio periodo per entrare sull'azionario. E sul Sì. cambio euro-dollaro, appunto, come dicevo, c'è stato questo reversal molto forte dell'euro a seguito anche, secondo me, del recovery fund che è stato approvato, quindi tutta una serie di timori di sfacimento dell'euro e contrasti politici fortissimi, secondo me, sono stati archiviati, quindi di medio-lungo periodo io ho una view ancora rialzista sull'euro, però tatticamente, quindi dopo un rimbalzo così forte e un'inversione così forte, mi aspetterei una fase di consolidamento e quindi anche magari delle opportunità tattiche invece di acquisto dollari, soprattutto dovesse esserci ancora un piccolo spunto verso 1,20. Ok, va bene Andrea. Allora Maurizio, è chiaro che nel contesto di coronavirus, lo diciamo sempre, ci sono proprio dei settori anche, no, che hanno beneficiato. Per
è brutto da dire così, perché poi ovviamente parliamo di un evento negativo, però che hanno beneficiato dei cambiamenti di stili, di vita che abbiamo dovuto tutti noi, insomma, appunto mettere in atto, e altri invece che sono rimasti penalizzati. Insomma, voi cosa avete messo soprattutto in evidenza attraverso la vostra rivista di questo periodo? Ma noi abbiamo continuato a puntare sulla nostra politica di diffusione di cultura finanziaria, più possibile di alto livello, e abbiamo visto un incredibile incremento di domanda di trading che Ecco. da un lato non poteva non farci piacere, dall'altro ci ha un po' preoccupato, perché da un lato a fronte di quella domanda si è formata un'offerta a nostro avviso discutibile. Non totalmente discutibile, ma certamente non sufficientemente qualificata per rispondere ad una domanda specialmente di pubblico di primo approccio. E Traders ha cercato di fare il possibile per far capire questo fenomeno a tutti coloro che si sono presentati alla nostra porta virtuale, per approcciare strategie di trading. E ci siamo comportati come sempre in questo senso. Ovviamente abbiamo molto approfondito alcuni studi che mettevano in relazione il periodo che stiamo vivendo con periodi del passato. Noi eravamo molto pessimisti sull'ultimo trimestre del 2019 e sul primo trimestre del 2020. Sull'ultimo trimestre del 2019 non ci abbiamo preso, sul primo trimestre del 2020 ci abbiamo preso in pieno. E diciamo che il coronavirus in realtà è stata un'occasione, è stata la scusa che aveva il mercato per avere una forte ritrazione che comunque il mercato doveva avere su quei livelli o intorno a quei livelli. Una cosa molto interessante è quello che ha detto a novembre 2019 Cristalina Georgieva, la Sì. dirigente responsabile del Fondo Monetario Internazionale. L'incertezza, ha detto, è diventata la nuova normalità. Ecco, quello che io vorrei dire a chi approccia il trading è proprio questo. Siccome siamo in uno stadio dove più che mai l'incertezza è diventata la normalità, dove euforia e panico si alternano sul mercato, la giornata di oggi è un esempio. E euforia e panico che si alternano significa un approccio ancora più professionale, se è possibile, sui trading. Quindi ben venga il nuovo interesse, l'interesse rinnovato sul trading, benvenuti a tutti, ma mi raccomando, prendiamo il trading come professione, non andiamo di fretta, cerchiamo di acculturarci, seguiamo le strade giuste, non seguiamo chi ci dice che domani diventeremo ricchi. Perché se fosse così, probabilmente il mondo andrebbe in modo diverso da come va, e quindi siamo realistici e cerchiamo E di certo. attuarci nel modo più tranquillo. Ripeto, incertezza, nuova normalità, euforia e panico che ci accompagneranno, a nostro avviso, per tutto il 2020 e tutto il 2021. Ah, ecco, quindi andiamo proprio anche oltre questo 2020. Beh, il 2020 è abbastanza ovvio, anche perché insomma poi dopo agosto, che già sarà potrebbe essere turbolento, si apre l'autunno e sappiamo molto bene quali sono le incertezze. C'è un messaggio molto bello per tutti e tre. Chi vi considera molto preparati e insomma con opinioni di buon senso, quindi ci fanno i complimenti e poi fanno i complimenti anche a noi, complimenti per il lavoro. Va bene, insomma noi siamo felici anche perché poi grazie ai nostri ospiti riusciamo ad aggiungere nozioni. Allora, Paolo, appunto, le strategie nuove di trading, ma in generale di analisi del coronavirus, così adesso ci avviamo anche inevitabilmente a conclusione, però questo è importante e riprende proprio il titolo della nostra tavola rotonda. Cosa ti senti di dire a chi ci segue? Perché poi Maurizio ha detto delle cose molto importanti, ha detto fate attenzione a chi ha bussato alla nostra porta virtuale, noi abbiamo dato quelle che sono le regole base, no? Perché poi in questo momento di euforia, paura, di incertezza si rischia davvero di prendere delle cantonate. Allora, com'è cambiata la strategia di trading e soprattutto che cosa bisogna tenere a mente in questo momento? Bene, dunque io concordo perché ovviamente avendo anche una casa editrice e lavorando per un'azienda che da 20 anni fa educazione e
cerca di insistere proprio sul punto che ha proposto Maurizio Monti, insomma io oggi più che mai, e come dicevi tu Manuela, nella fase di febbraio e marzo si palpava veramente il panico di chi magari aveva iniziato ad approcciarsi al trading a dicembre, gennaio, ed è stato subito travolto da un evento di una portata devastante come quello che è successo quest'anno. Quindi chi pensa davvero di poter provare con un conto demo a fare avere successo col trading affidandosi a qualche all'offerta, forse come si diceva prima, un po' inadeguata e malsana, che in queste occasioni che diventano opportunità per questo tipo di offerta poi prosperano, ecco, io veramente ci tengo più che mai, tengo più che mai oggi a insistere sulla preparazione, lo studio, la fatica di doversi concentrare sui grafici, sulle connessioni intermarket, su come poi gira il mondo. È un argomento veramente bello e affascinante, però richiede tanto studio, tanto impegno. E se davvero si vuole anche solo provare a sopravvivere sui mercati, bisogna studiare quotidianamente. Di materiale a disposizione ce n'è, non parlo solo per la mia attività, ma chi come la Borsari da anni offre un'educazione finanziaria sana. È vero. E mettiamoci anche le fonti TV, ecco, perché questo evento di questa settimana comunque, e come tanti altri ne avete fatti e ne fate, comunque il vostro impegno è quotidiano, mai sottovalutare l'educazione e la formazione finanziaria. Purtroppo questo paese ancora fa fatica a capire. Sì, hai ragione, guarda, non perché... cioè, mi sento di dirlo, ma perché è giusto anche andare in questa direzione, anche le fonti, seppur anche attraverso tutti i giorni e attraverso le dirette, no? L'educazione finanziaria si fa sempre, perché proprio si cerca di capire anche come approcciarsi meglio ai mercati, però abbiamo cominciato proprio a inserire delle pillole formative e informative che fanno luce su temi / insomma discussioni / vocaboli che riguardano proprio la finanza. A volte magari qualcosa può sembrare anche scontato, però sai, no? Un ripasso ogni tanto, credo che siate d'accordo, non fa mai male. Magari, voglio dire, parliamo del debito pubblico, tutti noi sappiamo che cos'è, ma rinfrescarci la memoria sul perché il debito pubblico in Italia non riesce ad abbassarsi non fa male, appunto, per la conoscenza generale. Andrea, a questo proposito, così almeno diamo riferimenti rispetto alle pillole che tu stesso hai fatto con me, perché poi un po' tutti voi ospiti, io vi allerto, sarete interpellati anche per comunicare, no, questa informazione a chi ci segue. Allora Andrea, noi ci siamo proprio concentrati, così anche con te, andando a conclusione, parliamo nuovamente degli spunti più operativi che possiamo dare come riferimento a chi ci segue. Ci siamo concentrati su quegli investimenti che possono essere ad hoc. Abbiamo parlato dei bond cinesi e anche degli emergenti. Se vuoi aggiungere altro, fai tu, se no possiamo, nelle pillole che trovate on demand sul nostro canale YouTube, quindi basta digitare queste parole chiave e lo trovate. Ecco Andrea, altri spunti se vuoi per aggiungere qualcosa. Sì, allora no, per completare il discorso che era in corso in questo momento, sono completamente d'accordo su due cose. Cioè il fatto che il livello un pochino di tutto si è alzato, cioè l'asticella del rischio si è alzata negli ultimi 20 anni, prima delle Torri Gemelle nel 2011, oggi il coronavirus, anche prendere un aereo diventa una scelta più impegnativa di prima. I mercati algoritmici sono diventati velocissimi, quindi è importante avere una strategia in testa, scegliersi bene qual è il rischio che si vuol correre, perché per guadagnare su questi mercati dei rischi vanno corsi, perché il cosiddetto risk free non esiste, e a quel punto fare una strategia e poi, come dicono gli americani, to stick, cioè rimanere aderenti alla strategia in modo tale poi da non cadere in momenti di panico. In questo contesto, appunto, a livello operativo, al di là di quello che ho già detto prima, quindi un posizionamento più conservativo sull'azionario da qui alle prossime settimane, l'idea di bond di alta qualità che non sono ancora scesi di rendimento e che rendono di più possono essere quelli cinesi. Abbiamo dei rendimenti che a seconda delle scadenze vanno da 3 a 5, 10 volte tanto quelli che si trovano sul mercato americano, rating massimo. Punto grosso di domanda lo yuan come cambio, però ecco, diciamo che anche qui c'è stato
un sell-off sullo yuan, una ripresa dell'euro, e quindi siccome tatticamente ci possono essere degli spunti anche su quel mercato o anche su alcuni mercati emergenti nel settore bond. Quindi in questa fase, ecco, io diciamo che starei un pochino abbottonato finché non vediamo uno sviluppo un po' più consistente di questo sell-off di cui si parlava in questa conversazione che stiamo facendo, per poi riposizionarsi sull'equity dopo un ribasso un po' più convincente. D'accordo, guardate, io proprio mi sono posizionata sul nostro canale YouTube, facilissimo, le fonti. .tv, anzi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, queste sono le pillole di cui parlavamo, insomma, consigli di investimento, i bond cinesi, questo è proprio il consiglio che è arrivato da Andrea De Gaetano, sono consigli, attenzione, poi ciascuno, e lo ribadiamo anche più volte in questa pillola, deve valutare tante cose quando si parla di investimento, però noi cerchiamo di dare delle informazioni che possano essere sempre più efficaci, quindi insomma on demand potete trovare questi video e li faremo sempre di più, pillole formative, informative, io ci tengo moltissimo perché è bene spiegare anche in modo semplice delle cose che non per tutti sono scontate, insomma, e quindi ci teniamo molto. Allora io devo salutarvi, so che, lo dico sempre, scusatemi, a volte ripeto delle cose, ma è giusto che sia così, so che potremmo stare a parlare di tanti temi per un'altra ora, per altre due ore, per tutta la sera, ma ricordo che tutti i giorni, comunque ritroveremo, non tutti i giorni, però a giorni alterni troveremo gli ospiti che hanno partecipato al mini event, quindi Paola Migliorino, Andrea De Gaetano e anche Maurizio Monti torneranno a essere protagonisti assoluti delle fonti TV, e poi ci sarà un'altra settimana dedicata al trading, magari l'amplieremo un po' di più, c'è chi ci ha dato indicazione di fare addirittura un mese intero, no? Così va bene, ci proviamo. Io vi ringrazio, non so se volete proprio aggiungere in ultimissima battuta Paola, Maurizio e Andrea uno dopo l'altro qualcosa. Una cosa rapidissima, un consiglio rapidissimo per tutti gli investitori e i trader: c'è una condizione di assoluta anomalia che si è formata dal momento in cui il mercato è crollato col Covid-19, che è il fatto che il VIX non è mai più tornato a valori intorno alla media, diciamo a valori sotto 20 o fra 16 e 18. Questo è avvenuto anche nel 2000-2001. Io consiglio di monitorare questo aspetto nei prossimi mesi, perché se il VIX continua a rimanere alto, allora il livello di rischio continua a rimanere molto alto. D'accordo. Paola, dai, un consiglio per uno. Paola e poi Andrea e poi vi saluto. Sì, sono d'accordo. Infatti, ecco, a conclusione della strategia, insomma, di cui almeno parzialmente proposto prima, bene vedere il ribasso dell'azionario come occasione d'acquisto, però giustamente mi si è fatto notare prima, certo è un po' presto per comprare, ci si copre con una posizione corta, almeno sull'azionario italiano. Io personalmente comunque mi posiziono anche sul VIX, nonostante certo non sia molto movimentato in questo momento, però ritengo che avere una posizione sul VIX sia adeguato, almeno per quest'anno, e comunque credo che vedremo davvero delle difficoltà, delle turbolenze, tante sorprese, proprio il contrasto euforia, tranquillità, lo vivremo almeno fino al 2021. Okay. Quindi sì, ecco, anche tu 2021 confermi. Allora Andrea De Gaetano. Ottimo il suggerimento del VIX, ovviamente come dicevo prima con le opzioni lo seguo anch'io, e aggiungo anche secondo me un occhio costante ai rendimenti dei bond Bund e T-Not, perché secondo me gran parte del rialzo che c'è sulle borse è legato alla cosiddetta assenza di Tina, cioè questo there is no alternative, circola sul blog americani, quindi non essendoci alternativa le borse stanno anche esplodendo a rialzo perché sui bond non c'è rendimento, quindi dare un occhio anche ai rendimenti dei bond come termometro per le borse, per cui se dovessero risalire per n motivi, è difficile che lo facciano, i rendimenti dei bond, però quello sarebbe un altro campanello d'allarme. Finché i bond rimangono così schiacciati, probabilmente le correzioni che mi aspetto sono più secche e veloci, e poi con dei recuperi altrettanto veloci come abbiamo visto da marzo a oggi, piuttosto che dei bear market prolungati, poi vedremo a ottobre.
va bene, allora grazie a Paola Migliorino, grazie a Andrea De Gaetano e grazie a Maurizio Monti per essere stati con me in questo main event, il nostro evento portante, per averlo chiuso con me fondamentalmente. Grazie a tutti e tre. Grazie a voi e a Grazie. tutti per l'attenzione. Grazie, grazie. Intanto, insomma, possiamo confermare la chiusura a picco della borsa milanese, così come delle principali borse europee. Guardate, Milano chiude con un 3,63, ovviamente il ribasso in area 19.265. Guardate qua il movimento che ha fatto. Il CAC di Parigi cede il 2,13% e ancora il DAX di Francoforte oltre il 3%. Percento, meno 3,45, l'Ibex di Madrid cede il 2,91. Guardate, non me ne vorrà Luigi in regia, tanto ormai abbiamo sforiamo di altri 30 secondi. L'euro-dollaro che cede lo 0,02, 1,17,90 è il cambio, e diamo uno sguardo anche all'oro, 1950 dollari l'oncia, meno 1,02 l'oro, che comunque perde un po' terreno rispetto alla salita, diciamo, dei giorni scorsi, però insomma si mantiene sempre ampiamente sopra i 1900 dollari l'oncia. Bene, con questo possiamo veramente chiudere. È stata una giornata intensa, sarà intensa anche domani perché continua la nostra Trading Week. Io e voi ci vediamo a partire dalle 9 della mattina con altri protagonisti, e poi continuerà tutta la giornata naturalmente dedicata al trading. Grazie per essere stati con me, Luigi l'ho già salutato, e quindi ci vediamo domani, ma restate sulle fonti TV e andate sulla nostra pagina YouTube se volete rivedere dei video. Buona serata.